Siamo con il dottor Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei per la sua disponibilità. Noi interpelliamo spesso la Fondazione Leone Moressa per approfondire gli studi, appunto, che la Fondazione realizza. In questo caso parliamo di uno studio che affronta veramente di petto quello che è forse il principale motivo del contendere nel dibattito sul fenomeno migratorio in Italia. E, tradotto in parole molto semplici, è quanto costano e quanto producono invece gli immigrati. Da anni ormai il dibattito si trascina con visioni diverse, spesso contrapposte. Ebbene, voi, se posso anticipare un po' i contenuti, dottor Di Pasquale, avete fatto, con tutto il rispetto, i conti della serva e avete fatto veramente questo calcolo considerando le diverse voci e alla fine, partiamo dal nocciolo dunque della ricerca, avete scoperto che Che il bilancio è in attivo per lo Stato italiano di circa 4 miliardi di euro. Quindi è una prima notizia che va a smentire tutte le voci che si dicono, di cui si parla in questo periodo, appunto del presunto costo dell'immigrazione. Noi abbiamo fatto questo calcolo prettamente finanziario, pur sapendo che chiaramente non è possibile valutare dal punto di vista economico e finanziario tutti i costi e benefici dell'immigrazione, perché ci sono tutta una serie di aspetti sociali, economici e politici che chiaramente non possono essere monetizzati. Penso ad esempio al contributo delle badanti nel nostro sistema del welfare. Però appunto questo bilancio vuole dare una prima fotografia di quali sono appunto i costi e benefici di questa grossa componente della nostra società. ecco, se è pur vero che chiaramente qualche aspetto, diciamo, dal punto di vista dei costi e anche dei benefici, ovviamente non rischia di passare, diciamo, in secondo ordine perché non può essere considerato, è anche vero però che avete preso in esame diverse consistenti voci, anche con un livello di dettaglio, particolarmente approfondito. Sì, abbiamo cercato di mettere appunto sul piatto della bilancia da un lato la spesa pubblica per l'immigrazione e dall'altro il contributo economico che gli immigrati forniscono al nostro paese sotto forma di gettito fiscale e di contributi previdenziali. Faccio solo una premessa metodologica sul calcolo della spesa pubblica, perché chiaramente è difficile isolare la componente di spesa dovuta all'immigrazione in voci come la sanità o la scuola, perché chiaramente ci sono dei costi fissi che ci sarebbero anche senza la presenza di immigrati. Noi abbiamo utilizzato il metodo dei costi standard, ovvero la spesa complessiva ripartita in proporzione alla popolazione straniera. Ecco, quando parliamo di questo saldo positivo, tirando la cosiddetta riga, parlavamo di, se non sbaglio, 4 miliardi di... Sì, sì. Ecco, ma riferiti a che periodo? Allora, noi abbiamo analizzato l'anno di imposta 2012, quindi le dichiarazioni dei redditi del 2013 e di conseguenza anche la spesa pubblica del 2012. Quello che emerge è che appunto il totale delle uscite, appunto isolando la componente straniera, arriva a 12,6 miliardi di euro, mentre le entrate arrivano a 16,5 miliardi. Se volete possiamo analizzare nel dettaglio alcune delle voci più importanti. Magari sì, elenchiamo brevemente quali sono le voci principali che avete preso in considerazione. Sì, nell'ambito della spesa pubblica, le voci più grosse sono la sanità con 3,7 miliardi e la scuola con 3,5 miliardi. Poi rientrano nelle voci di spesa i servizi sociali, le spese per la casa, la giustizia e tutte le spese collegabili al Ministero degli Interni, quindi spese per accoglienza e per contrasto all'immigrazione irregolare. Faccio una precisazione, nel 2012 ancora non era stata avviata l'operazione Mare Nostrum, ma comunque c'erano chiaramente le spese per l'accoglienza e queste spese vanno ad incidere per meno del 10% nel totale della spesa pubblica per l'immigrazione, che a sua volta costituisce circa l'1,5% del totale della spesa pubblica nazionale. Quindi chiaramente la dimensione, non dico sia irrilevante, ma comunque
sicuramente non sono queste le voci di spesa che vanno a influire maggiormente sul nostro deficit nazionale. Un po' come peraltro non sono neanche i numeri di Mare Nostrum o quelli dei relativi cosiddetti arrivi via mare ad incidere particolarmente sulla presenza di cittadini immigrati in Italia, se non sbaglio. Secondo gli ultimi dati, Mare Nostrum, con l'operazione Mare Nostrum sono arrivate in Italia circa 150.000 persone appunto via mare e considerando che la popolazione straniera complessiva è di circa 5 milioni, la proporzione chiaramente fa capire che chiaramente questa quota non è assolutamente prevalente. Ma che cosa ci possiamo aspettare in futuro? Ecco, questo contributo dei migranti potrà essere confermato negli anni a venire? Sì, noi abbiamo osservato già il trend degli ultimi anni, dimostra come gli stranieri tendano ad investire maggiormente nel nostro paese e quindi ad integrarsi maggiormente. Una prova è data dalla diminuzione del volume delle rimesse, cioè del denaro inviato in patria dagli immigrati, che è diminuito negli ultimi anni, e dall'aumento invece della percentuale di IRPEF, di imposta versata nel nostro paese. Bene, grazie dottor Di Pasquale. Attraverso il dottor Di Pasquale ringraziamo la Fondazione Leone Moressa per essere stata anche questa volta con noi. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata.